Allora, eccoci qui. Intanto, ciao a tutti, ripartiamo per la seconda puntata di Anthem. Stime. Sono alle coordinate, Owen. Entrata in scena notevole. Grazie, troppo buono. Onore al merito. Guardate che spettacolo, la vegetazione è veramente eccezionale, come avevo già iniziato a vedere ieri. Allora, vi dico, dobbiamo fare un piccolo passo indietro di 5 minuti di gioco rispetto alla puntata di ieri, se l'avete vista fino alla fine. Esattamente il motto degli specialisti. Mentre aspettiamo che gli specialisti si rimettano in sesto. Perché il sistema di salvataggio va a missioni. Ieri abbiamo fatto quello iniziale. Però ci siamo fermati a un punto, chiaramente era la prima live e non sapevo di questa particolarità. Adesso riprendiamo da questa parte. Allora, stiamo giocando su Xbox, e un titolo che è stato super criticato. Quello che c'è da dire per chi ci guarda e come me ha visto poco il gioco o comunque la prima volta che gioca, posso dirvi che sono stati fatti diversi ma tanti aggiornamenti, ci sono uscite tante patch. Se acquistate il gioco, l'ho trovato meno di 4 euro da GameStop usato, comunque c'è anche nuovo a buon prezzo. Per il momento sembra veramente un ottimo titolo, guardate come funziona, è eccezionale per quanto riguarda il comparto grafico e sonoro, si muove veramente bene. Quindi, nonostante ci siano state una valanga di critiche, comunque se cercate su internet trovate che sono stati fatti veramente tanti aggiornamenti, e quindi il gioco, a detta di molte persone, è sicuramente, dicono, molto ma molto migliorato sotto vari aspetti. Allora, ripartiamo da qua e, come abbiamo visto ieri, ci dobbiamo tuffare. Premere il tasto di sinistra e iniziamo a volare. Wow, come al solito, eccoci qui, stile Iron Man in grande stile. Ritorniamo dove eravamo dagli ultimi punti di ieri. Sei il primo da un po' di mesi. E arriviamo in questa zona. Ecco il ripetitore. Un ripristino della configurazione. Ok, atterrati, dai. Vediamo un po', allora devo ritornare qua a interagire, che ieri non so, abbiamo capito subito da stupidi, bisogna tenere schiacciata la X, sembra una stupidata ma magari vi sfugge. E recuperiamo questi elementi organici che per il momento non so esattamente cosa mi servono, pian piano cercheremo di capire nel gioco cosa possono essere utili, se per la vita o per qualcos'altro. Allora, accedi al sensore, oggetto comune. E abbiamo, come abbiamo visto ieri, la nostra parte lì. Se schiacciamo due volte, almeno non hanno cercato di fa salto in alto, tenendo schiacciato la levetta di sinistra vola. Ah, se ci infiliamo in questo splendido Grand Canyon, ecco, vedete questa interfaccia del casco stile Iron Man, è un grande stile in questa esotuta fantastica. Ecco qua, infatti eravamo arrivati qua. Allora, spero di essere atterrato bene, acquisiamo tutti gli elementi che vedo in giro. Allora, raffreddato mi dà. Non allontanati, vediamo se rileviamo un po' di energia dei creatori. Aspetta, c'è qualcosa che si muove. Sembrano scorpioni. Esatto, eccoli qui. Questi scorpioni. Mi hanno beccato anche ieri. E certo, ci sparano. Magari è da un po' che non mangiano specialisti freschi. Comunque guardate come si muove. Allora, tra le varie cose, per chi non vuole spendere per gli irriducibili, oggi mi sono trovato per caso da 1 euro. Non è che io amo andare in questi centri commerciali, ma comunque sono passato di lì per caso. Ci sono delle cuffie nuove, economiche per carità, quindi non aspettiamoci il 3D, il Dolby, tutte le varie balle, ma 14 euro ragazzi, quindi compratevi una cuffia super economica, mettetela su, provate, perché comunque può darvi qualcosa in più anche dal comparto sonoro oltre che grafico. Quello che posso dirvi è che io, su YouTube esco a 1080, il gioco sia sulla One X che su Serie X esce a 4K e è molto meglio di quello che si vede su YouTube, quindi se volete giocarlo trovate veramente pochissimo. E guardate che bello che è, per piccole cose, ed è un gioco, parliamoci chiaro, che è uscito 2 anni fa. Ok, possiamo rinfrescare l'armatura con la cascata, detto intanto che parlavamo. Guardate che belle le foglie e la vegetazione, guardate la luce del sole, se io mi muovo cambiano anche tutte le ombre, questi sono i giochi che dovrebbero essere fatti così e non è uscito oggi. Via, salto. Siamo nella cascata.
Quindi con l'acqua raffreddiamola tutta, che probabilmente si surriscalda. Arriviamo. Stai avvicinando al prossimo sensore. Esatto, il sensore. Ok, siamo. Eccoli qua gli animaletti che avevamo visto ieri. Queste specie di scimmiette con questa cosa in testa, veramente belle. E oggi non sono agitati. Mo scappano. Owen, che succede? Perché gli uccelli stanno volando via? Ci sto lavorando. Vediamo qualcosa. Potrebbe trattarsi di energia dei creatori. Raggiungi il prossimo sensore, magari riusciamo a restringere il campo di ricerca. Allora, il prossimo sensore dov'è? Seguire gli uccelli. Di qua, ok, vedete lo scudetto blu, lì abbiamo il prossimo sensore, salto, volo, guardate le rocce e tutto come si muove il mondo attorno, fantastico, le luci. Owen, cosa ci aspetta? Tu eri nel cuore della furia, non è così? Non dirlo nemmeno. Vedi quelle rovine? Secondo una teoria, un manufatto dei creatori stravolse la gravità per un'intera giornata qui. Beh, farò in modo che non accada di nuovo. L'ultimo sensore è nelle vicinanze. Eccoli qua che abbiamo visti ieri. Sputa fuoco. Abbiamo comunque bisogno di una scansione. Ok, attivato. Questi sono da far fuori perché iniziano ad attaccarci. Resisti, il tuo strale dovrebbe riuscire ad assorbire. Ok, cioccato con una mina. Sto bruciando perché mi stanno sparando. Quindi devo iniziare. Beccato. Cazzo li spara, Queste cose volano e sputano fuoco. Ho visto, Sputano fuoco in grande stile. Sono uscite da qualche manufatto dei creatori. Il manufatto dei creatori però sparano, I creatori ci hanno lasciato un sacco di sorprese. Non sì. Guarda che bella che la vegetazione attorno. Sono ostinate, bisogna riconoscerlo. Hai voglia di spezzare il rosto? Fai innervosire una viverna. Una viverna. Ok, guardate che bello. Ok, beccato. Oh merda! Cosa? L'energia dei creatori è alle stelle. C'è un manufatto instabile di quelli pericolosi. Quindi, dove andiamo? Di qua. Ok. Via! Giù. Ah sì, eravamo andati in acqua ieri, mi ricordo. Dentro. Boom. I sigilli a tenuta stagna stanno facendo Che bello, lavoro. Che bello. Chiamo altri specialisti. Non c'è tempo. Non possiamo rischiare che la situazione peggiori. Qua. Oh, ecco qua, esatto. Ieri eravamo arrivati qui, ragazzi. Rovine dei creatori. Siamo sulla strada giusta. A quanto pare ci serviranno degli echi per aprire la porta. Ci ho già avuto a che fare. Gli echi sbloccato. Gli echi sono quelle luci fluttuanti. Ah, eccole là. Raccoglili e portali alla porta. Il tuo strale ne può trasportare tre per volta. Tre per volta, ok. Uno. Che siamo? Un frammento di energia che si è staccato dall'inno. Questo cos'è? Rovine dei creatori. Là ce n'è un altro, iniziamo a posizionare il primo. Funziona, ma non chiedermi perché. Allora, echi trasportati, uno di 5, ok. Una qua. Era una testata. Due. Le testate. Due. Perfetto. Eccola. Ok. Tre. Eccola. Caspita. Preso. E l'altro l'ho visto adesso. Eccolo là. Proviamo, ha detto che ne possiamo prendere tre. Vediamo se la porta si apre. Guardate come si muove, veramente bene. Per metterli giù. Ah, ok, mi seguono. 5 di 5, dai. Ha funzionato. Entriamo. Weyla, si è aperto il portale. Spettacolo, guardate che roba. Impressionante. Sì. Essere una rovina no, creatori. Diciamo che ha fatto veramente bene graficamente. Guardate che roba. Allora, bellissimo, Deve esserci una ragione dietro tutto questo. L'enigma. Il caschetto è. Si sta risvegliando. Rilevo un picco di Iron Style. Marvel sarà contenta di questa cosa. Avrà fatto una joint venture perché questo è stracopiatissimo. È bella l'idea.
per i fan di Iron Man ci siamo. Siamo arrivati qua, ma è chiuso. Cos'è? Qualcun altro è arrivato fino a giù, ma a quanto pare poi non è riuscito. Vieni recuperato e sbloccato. C'è da andare di qua. Doppia. Cosa sta succedendo? Chi lo sa? Qualcosa di pericoloso probabilmente. Queste rovine non sono mai state provate. Vieni qua. Fa attenzione, se continui così andrai in sovraccarico. E come devo fare? Maledizione! Ah, dentro qua? Ho perso il controllo. Sto cercando di ripristinarli, resisti. Cazzo, successo? Meno male. Ok. È soltanto acqua. Owen! Bene, i controlli funzionano di nuovo. Ok, fuori. Ecco il manufatto là sopra. Dov'è? Devi silenziarlo. Da dove comincio? Ci sono alcuni echi sparsi in giro. Trovali e rimettili al loro posto. Sì, dove sono gli echi? Eccolo là. Lì ce n'è uno. Ne ho raccolto uno. Sai già cosa fare. Ce ne servono altri. Allora, per atterrare non atterra più? Ok, 6 sono, uno l'abbiamo preso. Continua a raccogliere gli echi e la massa di energia collasserà. Allora, 2. Cosa sta facendo il manufatto? Difficile dirlo, ma la massa di energia diventa sempre più grande. Si sta formando qualcosa là dentro. Cosa esattamente? 2, 3 lì. Non è possibile. Osserva le cascate. L'acqua scorrerà lì dietro. Che figata anche l'acqua. Pensaci. 3. Là dentro. Lì ce n'è uno sott'acqua. Mi sa di sì, eh. Stato puro, qualcosa di totalmente nuovo che viene alla luce. Esatto, nuovo sotto. Prenditela con i creatori. Preso. Caso, torniamo su. Che bello, che bello come si muove bene. Fatto bene. Oh, allora, quanto siamo? Io ne ho uno solo. No, 2 ne avevo preso, infatti. Allora, in cuffia, o comunque spero che renda, anche se avete due casse tipo in stereo, si sente quando ruota la testa il rumore che si sposta, e comunque è veramente bello, è dettagliato. È il momento di fare i turisti, cerca gli echi. Allora, tra i vari ricordo sempre chi ci guarda su YouTube, che lasciamo in descrizione sotto il link per il gruppo di Facebook, dove trovate sicuramente tanti amici appassionati, non console war, ma persone appassionate o collezionisti di retro game. Quindi partiamo dall'Atari 2006, Commodore 64, Commodore Amiga, tutte le console Sega, Nintendo, fino ad arrivare alla next gen, quindi PS5, Xbox Series X. Se volete vi lascio il link in descrizione sotto e cliccateci su, registratevi, vi aspettiamo, più siamo più ci divertiamo. Se vi piace il video, ragazzi, cliccate un bel like che mi fa piacere, mi raccomando, forza col ditino che non rimane incastrato, ma un mi piace fa sempre piacere. Allora, siamo sott'acqua, andiamo a prendere l'altro eco, l'ha preso, speriamo di sì. Sì, eccolo lì che lo vedo dietro di me. Allora, qui c'è questo vortice e l'altro dov'è? Ah, là in alto, proviamo a prenderlo al volo. Eccolo qua, preso. Direi di sì. Giù. A terra. Giù. Ok. Ok, 6 di 6. Perfetto. Si è aperto un altro portale? No. Ok, succede? Maledizione. Hai compagnia? Che cazzarola. Hai compagnia. Owen, dimmi qualcosa. Sì, sto pensando. L'energia dei creatori è in continuo aumento. È il preludio a un cataclisma. Questo no. Questo è solo l'inizio. Allora attacco corpo a corpo Y. Te l'avevo detto. Il cavolo di cane. Sarà peggio. Cazzo di... aggressivini, eh. Non hanno mangiato questi? Giù una mina. Beh, non è servita a niente. La mina che ho tirato... certo che dobbiamo resistere, guarda qua. Ricarica almeno, svegliati. Allora, prendiamo qua, forse... Sì, mi ricarica cosa?
Le armi o... E qua cosa devo fare? Ah, ok, sono esplosi. Uno. E poi? Bene, adesso piazzalo al suo posto. Ok. Adesso tocca. Aspida di. Mordono. Spara! Al ghiaccio, cazzo! Allora, si ghiaccia la tuta perché, come avete visto, c'è da premere A. Ricarichiamo e andiamo a prendere questo cos'è. Mi ha ricaricato la tuta, no? Oh, una mina stavolta ha fatto centro, ha fatto il suo dovere. Preso qua, cos'è che c'è? Che cosa non ho ancora imparato? Cosa mi ricarica? Frammenti non posizionati, ok. Questo è un frammento, sì. Owen, c'è qualcosa che rischia. Sì, qua. E questo? No. Oh mamma. I cagnacci. Fuoco. Ok. E qua? No. Dov'è che è il coso per caricare? Qua. Si assomigliano. Ma non sono uguali. Ok, dentro. Mi manca il terzo. Ok, preso. Aspita. Ah, si è righiacciata la tuta. Certo che mi darà una mossa, ma mi stanno mangiando vivo. Oh, le. Aspita, che casino. Vai. Dov'è che è? Allora, metti dentro. Ok. E mo? Ci siamo. E la parte, guardate, i metalli sono veramente renderizzati bene. Ho sentito di un manufatto che una volta ha fatto sparire un tizio volatilizzato. Quello specialista a cui si sono rivoltate le budelle è stato infortunato. La chiami fortuna? È morto facendo quello che amava. Che seccatura. Come sempre. Gli enigmi dei creatori sono indecifrabili. No, intendevo il ghiaccio. Eh sì, si ghiaccia da tutto. Abbiamo visto, cioè, schiacciare A. Cazzo, che bestione. Ci sto provando. Sbrigati. Minchia. Questo ci secca adesso, Metticela tutta. Dai. Fatto. Buon. Scioccato. Fuori delle balle. Via. Oh. Guardiamo che grafica. Gioco di 2 anni fa, super criticato. Sono contento. Allora a sto punto dobbiamo giocare solo con i giochi che dicono che fanno schifo. Dai, sicuramente ci sarà la sorpresa per tutte le critiche che ha avuto. Comunque sono usciti, dicono, tanti aggiornamenti. Guardate che roba quando usciamo. Per il momento il comparto grafico 10 punti. Allora, il bestione è stato ammazzato. Anthem, ragazzi, la seconda live di Anthem. Quindi abbiamo giocato 50 minuti, i primi 50 minuti diciamo che ci siamo. Bisogna raffreddare i propulsori del tuo astrale. Ok, giustamente. Allora, per il momento non mi sembra niente male. Vi dico che ci fermiamo qua per la seconda puntata. Grazie che ci ha seguito. Lascio spedizione terminata, eccola qua. Quindi seconda missione finita. Ci fermiamo per questa piccola live che abbiamo fatto oggi. Grazie che ci ha seguito. Un like, mi raccomando, se vi piace. Forza col dettino schiacciato, un bel mi piace, che non costa niente né a me né a voi. Io sono qua apposta per giocare con voi, quindi almeno un like datelo. Se invece vi piace il canale e volete vedere altri giochi, iscrivetevi per seguire le novità. Se volete vedere giochi particolari, chiedete, lasciate un commento sotto per qualunque cosa, consiglio altro, se volete vedere giochi, e ricordatevi di iscrivervi anche al gruppo di Facebook che lasciamo in descrizione nel canale. Il gioco per il momento sembra carino, comparto grafico e le stelle sonoro super, e per il momento queste prime ore di gioco divise in due parti sulle nostre live sicuramente valgono la pena, perché comunque usato è un titolo che troviamo a 3-4 euro, 5 euro, nuovo costa insomma sui 15-20, perché comunque tutti l'hanno criticato, quindi ormai ce lo tirano dietro. C'è stato un grosso aggiornamento, come ho detto, quindi sicuramente hanno messo a posto tante cose. Grazie a chi ci segue e ci vediamo alla prossima live, prossimamente sempre su Anthem e su altri giochi che andremo a provare assieme sul Game Pass e sui giochi che normalmente acquistiamo. Grazie a tutti e ciao e a presto.